Allora, Bazzan, test Via del Sale 2019. 2019, partiamo dalla prima tappa. Ciao ragazzi, prima tappa raggiunta, dopo circa 40 minuti dalla partenza. Siamo, come potete ben vedere, siamo qua, Monteforte. A Monteforte, 2400 metri da Varzi, dislivello circa 5-600 metri. Come vi dicevo, ho fatto in 40 minuti, ma è un pezzo molto impegnativo. Adesso ci dirigiamo verso la seconda tappa. Castellaro. Castellaro. Bello il cavallo. Ah sì, qua dicevano che c'era un pezzo anche. Sì, di lì. Allora, ci troviamo nel tratto in asfalto che passa da Monteforte a Castellaro. Diciamo che il primo pezzo è abbastanza impegnativo, però comunque si può fare. Adesso, tornando giù, facciamo una piccola deviazione e vediamo se è meglio. Nel frattempo ci stiamo rilassando un po' in questo tratto di asfalto. Il Buzz sta testando la Cannondale Moterra e alla fine ci darà un piccolo resoconto come va il mezzo. Allora, abbiamo fatto una piccola sosta tra Castellaro e Pian della Mora. Questo è abbastanza pedalabile, quindi si può fare. Vediamo se riusciamo. Siamo più o meno a metà strada, abbiamo fatto 10 km. Vediamo se riusciamo ad arrivare a farne altri 10, una decina, vediamo se riusciamo ad arrivare su al chiappo, ok? Eccoci qua, dopo circa 2 ore, partendo da Varzi, siamo quasi al rifugio Pian della Mora. Sì. Ci mancherà circa un quarto d'ora, sembra che il pezzo più faticoso sia stato fatto. E adesso ci aspetta un pezzo abbastanza pianeggiante. Speriamo. Speriamo, vi faremo sapere poi quando arriviamo e se arriviamo al Pian della Mora. Il Buzz dopo l'allenamento di CrossFit dell'altra sera è una bomba. Giusto per rimanere in termini Pian della Mora, personalmente ho le gambe di marmo, perché ho avuto la brillante idea giovedì scorso di fare la prima lezione dell'anno di CrossFit. Quindi, detto ciò, ci apprestiamo all'ultimo tratto e speriamo di farvi il video dal Pian della Mora. A tra poco. Cazzo, Ramone! Direi di sì. Di qua è Buzz.
Vai. Uno dei pochi tratti in discesa. Allora, dopo due ore, esattamente due ore da Varzi, siamo al rifugio Pian della Mora. Due ore sparate, sì. Due ore sparate. Pezzo percorso ovviamente non dedicato, possibile per tutti, in quanto molto impegnativo, specialmente la prima tratta. I primi 40 minuti sono veramente impegnativi, poi a sprazzi, gestibile. Due ore di percorso, consumo medio batteria 2/3 tacche. Adesso poi, quando saremo sulla strada del ritorno, ci preoccuperemo del discorso batteria. Del discorso cosa? E adesso ci godiamo il silenzio, il panorama. 10 minuti di pausa, dai. 10 minuti di pausa e un ottimo energy drink della XS. Siamo all'interno del rifugio della Mora. Davide guarderà le biciclette. Non ci sarà mai, sono in mezzo a nulla. Qui sembrerebbe che ci sia un po', sì, dei posti letto per campeggiare. Ah, ci sono dei posti letto? Un ottimo sacco a pelo, un'ottima stufetta per... A norma. Per scaldarsi a norma. Ovviamente un tavolo molto vintage. Io quasi quasi qua ci faccio una settimana. Molto molto bello. Molto bello. E soprattutto i telefonini non prendono. Qui c'è il capanno per gli attrezzi. È fighissimo, cazzo. Ciao! Ci siete quasi al rifugio, lì! Eh? Eh sì, tutto qua! Cazzo, ci ha raspato un bel volo, eh! Qualcosa in più, però. Anche qualcosa in più, bravo. Direi un'ottima bici. Secondo me la M è un po' piccolina, spinge, non dico spinge.
come la KTM, non credo che ci siano grosse differenze, però ti dico, diciamo che se costa poco si può comprare anche la Cannondale. Tutto una questione di soldi, l'ho sempre detto. Come sempre. Diciamo che se te la regalano va bene anche la Moterra.